Loggero assente, Ferrigno Fabrizio assente, Lo Monaco Giuseppe presente, La Pusata assente, Di Dio Giovanni presente, Cumia Liborio presente, Vetriolo presente, Spataro presente, Ferrigno Giuseppe assente, Puzzo Salvatore 55 presente, Ferrigno Angelo assente, Puzzo 58 presente, Bevilacqua presente, Faraci assente, Patti Giovanni presente, Siciliano assente, Nicolosi assente, Salvaggio presente, Paternò assente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti e 10 assenti. Discutato. Didì e Vetriolo. Ci siamo tutti? Sì. Allora, la seduta era ovviamente costituita, siamo in seconda convocazione. Eravamo arrivati alla mozione, abbiamo concluso la discussione della 21, mozione numero 22. Prego il collega Vetriolo, primo firmatario, ad esporla. Sì, grazie Presidente. Numero 22. Sì. Allora, mozione di sensi del regolamento comunale, i sottoscritti consiglieri comunali, premesso che da qualche mese il comune di Barra Franca ha iniziato il servizio di raccolta differenziata corpo a corpo con alternanti giornaliere da U. Premesso che sono stati rimossi da altre parti al fine di spingere al massimo il servizio di raccolta corpo a corpo. Considerato che in molti punti dove sono stati rimossi i cartuccionetti, la gente continua a sfruttare tutti i giorni urbani facendo dei veri e propri punti di spazzatura. Considerato che il Consiglio Comunale in questa legislatura ha approvato il regolamento per la videosorveglianza comunale, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta a prevedere un piano di videosorveglianza in tutti i punti dove è presente sul detto fenomeno al fine di evitarlo. Consiglio a restituire il decoro alla città e sanzionare gli eventuali trasgressori del divieto di scarico. Sicuri che la mozione sarà fatta proprio dall'amministrazione comunale, tutti agli saluti, la parola anche di 20 maggio 2014. Il primo firmatario Vetriolo e gli altri consiglieri. Ieri sera abbiamo dibattuto riguardo la questione dei rifiuti solidi urbani, quando abbiamo trattato la mozione che è stata approvata ed abbiamo impegnato l'amministrazione comunale a dotare i cittadini di cassonetti per la collaborazione della raccolta differenziata. Questa mozione va sicure in tal senso sostanzialmente e serve appunto ad impegnare l'amministrazione comunale a prevedere dei punti di videosorveglianza laddove vengono scaricati ancora dei comuni di immondizia. Io voglio ricordare al sindaco che ci fu una sorta di protocollo d'intesa con alcune associazioni di protezione civile al fine di installare con una cifra irrisoria 5-6 telecamere per videosorvegliare e controllare anche gli scarichi di eventuali inerti come può essere un pericolosissimo amianto. La cifra, se non ricordo male, si girava attorno alle 1500 euro, quindi appunto una cifra veramente di poco irrisoria, che ci permetteva di controllare e monitorare eventuali scarichi abusivi. Ciò non serve a necessariamente sanzionare i nostri concittadini, però secondo me la videosorveglianza può essere un utile deterrente al fine di limitare il fenomeno. Purtroppo ancora ad oggi noi abbiamo presentato la mozione 6 mesi fa, abbiamo parlato con le associazioni, forse nel 2013, però ancora non abbiamo visto nessuna telecamera installata in nessuno dei punti individuati ancora. Ora magari saranno diversi perché ci sono meno cassonetti dislocati per il paese e quindi vorrei capire se l'amministrazione nel senso si è mossa, si muove e se può appunto accogliere, può fare proprio appunto la nostra mozione. Grazie Presidente. Prego. Qualcuno chiede di intervenire sul punto? Se nessuno chiede la parola, prego sindaco. Grazie Presidente. Lei ricorda a me, così del Vetriolo, quello che è successo, io ricordo a lei quello che è successo. In realtà non erano 1500 euro, erano molto meno.
erano 550 euro, una cosa del genere, quindi una cifra assolutamente irrisoria. Lei ricorderà bene quello che è successo, c'era allora l'assessore Michel Bernuzzo in giunta. Noi avevamo contattato una ditta per cercare di effettuare un servizio di videosorveglianza. Questa ditta ci aveva chiesto credo 20.000 euro per un mese o due mesi, una cosa del genere. Anche noi ci siamo attrezzati in questo senso, contattando anche le associazioni di protezione civile, le quali avevano messo a disposizione anche 5 o 6 telecamere, adesso non ricordo, per attuare questo sistema di videosorveglianza. Ne abbiamo già posto in essere con un primo atto che però è stato sostanzialmente impugnato da parte della ditta, perché ha tacciato di illegittimità quell'atto perché c'erano dei requisiti che non andavano. Noi l'abbiamo ritirato in autotutela, poi abbiamo fatto approvare in consiglio un regolamento per che rispettasse tutti i crismi della legittimità. E poi è successo che quando dovevamo installare queste telecamere, in realtà avremmo dovuto costituire delle servitù nei confronti dei privati cittadini, perché non c'era la possibilità di ripetere il segnale dalle zone dove andavano installate queste telecamere alla zona di videosorveglianza. Di lì, come lei sicuramente saprà, come sapeva l'assessore Bernuzzo, non se ne poteva fare più nulla, perché non potevamo gravare i privati di questo tipo di servitù. Col sistema di videosorveglianza che è stato già approvato, che è in fase di esecuzione, ci sono anche delle telecamere mobili, per cui sicuramente saranno attenzionati tutti i siti, saranno attenzionati tutti i siti caldi, e quindi sarà anche per una prevenzione, non tanto per tassare i cittadini, ma quando di prevenire, quindi di instaurare anche maggiore senso civico nei confronti della cittadinanza. Noi ci muoveremo sicuramente in questo senso. Colleghi, qualcuno? Rispetto a quello che ha detto il sindaco, prego. Intervenire, perché alcune dichiarazioni fatte dal primo cittadino non mi risultano essere vere, nel senso che la questione riguardante le servitù secondo me può essere superata, perché ci sono ormai delle associazioni di protezione civile locale che riescono a con il segnale satellitare a controllare le telecamere senza che ci sia nessuna servitù nei confronti dei privati cittadini. Quindi il sistema c'è, è solo questione di buona volontà. Io allora ricordo che quell'atto fu impugnato e ritirato in autotutela, ma ricordo anche che mancava l'impegno di spesa, la giunta non deliberò. Comunque non abbiamo deliberato, c'è una delibera che impegna 550 euro. In via informale data la disponibilità per un impegno irrisorio di 500 euro. Quindi secondo me è solo questione di buona volontà. Ormai controllano i missili a distanza di centinaia e centinaia di miglia, e noi non riusciamo a controllare una telecamera a un chilometro, forse meno, di distanza con il sistema satellitare. Siccome so che ci sono associazioni locali, o comunque se si vuole dare ai privati cittadini, però mi sembra un po' uno sferzo, io non voglio andare contro i privati, le ditte private, però 500 euro contro 20.000 euro sono un po' troppo la differenza. Parliamo di 19.500 euro in questo momento, se sbaglio mi smentisca, fanno utile alle casse comunali, risparmiano somma del genere. Pertanto, siccome sono insieme alle associazioni che hanno delle attrezzature tali da poter controllare le telecamere a distanza, io magari la prego di verificare nuovamente questa situazione, di vedere e trovare, visto che siamo in sede di previsione barra consuntivo, una somma così irrisoria di 500.000 euro per installare queste 4-5 telecamere. L'ho detto in premessa, non è un modo o un metodo per reprimere o per controllare i nostri cittadini, sicuramente serve a restituire il decoro e dare un minimo di senso civico alla nostra città. Grazie. Qualcun altro chiede di intervenire sul punto? Prego. Solo per dire che non va trovata la somma, perché la somma è rimasta impegnata, solo i 500 euro. Il problema, come le dicevo, è quello di siccome si doveva allacciare la telecamera alla illuminazione pubblica, che ha dei sensori, non so, quindi non era c'era difficoltà di ripetere il segnale alla cabina di sorveglianza, avremmo dovuto acquisire il parere da parte dei privati per allacciarlo. Questo ce l'ha detto chi è che l'aveva materialmente montato, c'era la situazione di soccorso che forniva queste telecamere, e con loro ci siamo coordinati, loro chiedevano questo. Se loro avessero detto che c'era la possibilità di farlo via satellite, questo sarebbe stato montato. Secondo me
anche quando dovremmo chiedere la servitù a 5-6 abitazioni, 5-6 privati, non è la fine del mondo, perché penso che sia una cosa abbastanza... Collega Bevilacqua, la vedo troppo irrequieta questa sera, si calma, dai. Colleghi, qualcun altro chiede di intervenire? Dichiaro chiusa la discussione. Verifichiamo le presenze perché credo che ci sia qualche. Cumia Salvatore assente, Zuccalà assente, Ferrigno Fabrizio assente, Lo Monaco presente, La Busata assente, Di Dio presente, Cumia Liborio assente, Vetriolo Giuseppe presente, Spataro presente, Ferrigno assente, Puzzo 55 presente, Ferrigno Angelo assente, 58 presente, Bevilacqua presente, Faraci assente, Patti Giovanni presente, Siciliano assente, Nicolosi assente, Salvaggio presente, Paternò assente. 2, 4, 6, 8, 9. Scutatori. 9 presente, sempre Puzio 58, Vetriolo sono presenti. Ok, procediamo alla votazione. Chi è contrario si alzi, chi è favorevole stia seduto. Approvata all'unanimità. Passiamo alla mozione numero 23. Collega Patti, la prego di esporla. 23 del 17 giugno 2014. Completamento lavoro campo sportivo. Premesso che con l'esercizio di cui alla delibera della giunta municipale numero 181 di euro 3.345, tra le termine numero 151 del 2712 di euro 6.106, numero 153 del 27 di euro 1.880, numero 196 del 410 di euro 4.008, è stata finita una somma pari a euro 16.600, nei lavori della terra di giunta del nostro tempo. Che i provvedimenti sono ottenuti esecutivi a seguito della posizione di visto di copertura finanziaria da parte del mio capo, che con detto protocollo numero 12.363-10.9.12, inviata alla responsabile del servizio impianti dei sportivi del CONI, l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di rendere agibile il campo sportivo, che con comunicazione del CONI a firma dell'ingegner Dicker e inviata al signor sindaco a capo del quarto settore, sono stati indicati all'esito del sottoluogo i documenti e i lavori da eseguire sarebbero agibili all'impianto sportivo. E nella relazione annuale approvata al Consiglio Comunale nel luglio 2013, il sindaco si è impegnato a rendere agibile il campo sportivo nel più breve tempo possibile. Considerato che l'inizio dei lavori è avvenuto nell'agosto del 2012 e che si è avuto modo di constatare che la maggior parte dei lavori è stata realizzata, che si è dato in carico un tempo per costruire il 2013 per il nostro che non è stato in carico di una fase effettuata nel polo di Sairo per il comune, ma è stato da parte dell'impresa lavori e ricerche. Che non desse in giro per il tecnico che è arrivato per il collaudo stadio con la messa operazione al comune. Si leva che l'Inter si è arenato in modo incomprensibile, nonostante i numerosi tavoli tecnici, infine verbale della fonte da parte del contatto dei progetti costruiti, di ascolto e viaggio della speranza del Presidente società e alcuni consiglieri comunali, che hanno dato a comprendere i motivi della regione del mancato completamento di detti lavori, nonostante siano stati spesi circa 20.000 euro, oltre ad euro 6.000 impegnati a settembre sul progetto 2014 per l'illuminazione. Che sembra quasi che i lavori in questione sono servito a qualcuno solo per apparire sui quotidiani e per avere qualche momento di gloria piuttosto all'effettiva e definitiva soluzione della giornata. Che una parte dovrebbe affrontare un pubblico per il completamento dei lavori in questione, avendo gli stessi con l'inizio del mese di agosto del 2012 e mancando a quanto pare solo la produzione del progetto di prevenzione incendi del campo sportivo rappresentata presso il chiamato progetto di vigilanza della sua azienda. Quando socio, i soggetti comunali impegnano il sindaco, l'assessore alle infrastrutture e tutta l'amministrazione comunale affinché si rispondano al più breve tempo possibile ciascuno secondo le sue competenze e sussidiarie e di provvedimento per completare il lavoro del campo sportivo, per ottenere più dal risultato dello Stato comunale, campo sportivo in vista dell'inizio del prossimo campionato, anche al fine di qualificare il socio, fino ad oggi impiegato dall'ente per la situazione dei lavori fino ad oggi realizzato.
ai sensi del vigente regolamento, si chiede che la presente mozione sia inserita all'ordine del giorno che la mia sintoma ma la parte del 7 giugno del 2021. Allora, ormai si sa che è una cosa certa, che il campo di Patafrani non ha ragione. Io sono un appassionato di campo, ho fatto la testa di Patafrani e non posso vedere la partita. Non l'avrei mai detto. Il problema è che abbiamo speso quasi 20.000 euro e ad oggi non abbiamo la civiltà. Io dico, abbiamo quasi già settato il debito. E quando è venuto l'ingegnere libero, il povero, che è sindaco, assieme a tutti gli altri, ma non ho risposto, ci impegniamo le somme, però dobbiamo essere certi che con queste somme riusciamo ad ottenere la civiltà. Invece, secondo me loro, è servito che manca, arriviamo a Maddalena sul cancello e manca l'ultimo cancello. Che c'era da fare qualche cosa per quanto riguarda l'antincendio, l'uso dell'antincendio, è da 2 anni, 1 anno e mezzo. Ora so come le branche, allora non c'è più, e si poteva non fare. Ma è stata la causa della lentezza dell'amministrazione, perché io per questa volta, se non ci volevo, abbiamo fatto il viaggio della speranza per ottenere questi, per risolvere questo problema, con il presidente della società, purtroppo è stato impossibile. Mi sono aperto anche disponibile ad andare a Enna, a Vigile del Fuoco. E si sono risposte, dice, no, dice, non c'è bisogno di deve andare a un funzionario. Lei si faccia solo con il funzionario. Ad oggi, la domenica, giochiamo contro l'Enna. Che abbiamo da dire. Che forte è più. Ora dico, se non era meglio, poi sono stato, abbiamo fatto la pressione del sindaco, che è stata votata a luglio del 2013, e ci ha messo già la pressione, la giunta del campo. Ora dico, l'impegno che l'amministrazione qual è? O dobbiamo fare la civiltà oppure dobbiamo aspettare ancora altri 2 anni? Grazie. Prego, chi chiede di parlare? Intervenire. Sì, prego. A me fa piacere che il consigliere Patti abbia ricordato nelle premesse tutta l'attività che questa amministrazione ha svolto per rendere agibile il campo, con le somme che sono state spese, con i lavori che sono stati fatti. Manca il 100° cancello, lei dice, e proprio questo manca per questioni di carattere economico. Noi mesi fa abbiamo fatto, detto al dirigente di fare un impegno di spesa che purtroppo credo 2 o 3 volte sia stato rimandato indietro. Mancano 4.100 euro per fare il piano di prevenzione incendi che non si riesce a fare per questo motivo. L'impegno a me pare che l'abbiamo sempre dimostrato, anche quando lei, consigliere Patti, aveva in giunta l'assessore, ci siamo sempre profusi sotto questo aspetto. È nostro interesse dare l'agibilità al campo sportivo. Abbiamo partecipato a una riunione in prefettura proprio per discutere su questo, e c'era il questore che ha manifestato ancora norme più restrittive per l'agibilità, perché richiede il questore, sulla base anche di una circolare da parte del Ministero, che l'agibilità non può essere concessa quando si tratta di giochi di squadre di un certo livello, così come anche la Barrese. La condizione deve essere la spartizione della tribuna, la separazione delle tribune, e ogni tribuna deve avere anche dei bagni. Quindi questi implicherebbero lavori ulteriori che purtroppo attualmente per le casse assolutamente deficitarie da parte dell'ente non si possono fare. In ogni caso il nostro noi l'abbiamo fatto, le 4.100 euro sono previste in un impegno che purtroppo non può essere onerato, quindi i lavori per questo motivo non possono essere eseguiti. Quindi da parte nostra l'impegno c'è e ci sarà sempre. Grazie Nino. Prego collega Di Dio. Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri e concittadini. Io a tal proposito non voglio muovere nei confronti dell'amministrazione nessuna critica. Il mio vuole essere più che altro chiamiamolo appello, una maggiore sensibilizzazione, perché questo credo che sia un problema altrettanto importante come tutti gli altri che attanagliano la nostra cittadina, perché il problema non è solo poter vedere una partita di calcio.
gli appassionati sicuramente non saranno quindi la maggior parte dei cittadini di Barra Franca, però volevo sottolineare che purtroppo quello è l'unico impianto sportivo che Barra Franca si ritrova, dove operano quindi più di una società, una che fa delle partite ufficiali, quindi altre che con delle varie scuole calcio, e diventa un momento importante per i nostri bambini, per i nostri figli. Anche lei, signor Sindaco, pare che il figlio quindi, faccia la stessa attività, diventa un momento di crescita, di socializzazione, oltre che di attività sportiva. Per cui credo che vada fatto quindi un ulteriore quindi sforzo, non mi posso accontentare del fatto che mi si dica che il Comune non è in grado di erogare 4.100 euro, cioè va fatto uno sforzo quindi ulteriore, quindi magari con un tavolo tecnico, così come diceva, così come è stato fatto, che però quindi si adoperi per trovare una soluzione in qualche modo, che non so neanche io qual è, che ripeto, è un appello, se l'avessi chiaramente la metterei qui a disposizione. Quindi ricordate che è, ripeto, quindi un'attività quindi svolta da questa società importante quindi nella educazione sportiva, nella crescita quindi dei nostri figli, che purtroppo dal punto di vista sportivo non hanno nulla. Poi che io non metto in dubbio l'impegno dell'amministrazione, però mi capita anche di leggere un articolo datato martedì 25 novembre 2014 in cui quindi si parla di più rispetto delle norme antincendio e certezza della sicurezza quindi pubblica, a cui partecipa il prefetto e il questore, quindi con i vari quindi, rappresentanti degli uffici tecnici dei comuni, e a questa riunione, guarda caso, manca Barra Franca, Nicosia, Nissoria, Pedagogia, ci interessa poco, quindi vorrei che quantomeno, che anche in tal senso, mi si dessero dei chiarimenti. Concludo quindi ripetendo proprio che, cioè, non vuole essere una dico, vuole essere quindi proprio quindi un appello a far sì che si possa trovare quindi una soluzione per una problematica assolutamente incresciosa, cioè per una cifra irrisoria non si può quindi privare, quindi si può limitare l'attività di una società sportiva e di tutto quindi, diciamo, quindi le persone che poi gravitano attorno. Grazie. Grazie a lei. Che sparò veramente la soluzione. Grazie Presidente. Ovviamente fanno più scalpore le notizie negative che quelle positive, ed è logico che sia così. Magari perché pubblicano solo quelle. Da parte di noi. Da parte dell'incontro successivo al primo, dove noi abbiamo esposto le nostre problematiche. C'è stato un incontro in precedenza a questo, in cui eravamo presenti io e il sindaco, e in cui noi abbiamo fatto rilevare le problematiche che c'erano a Barra Franca, e c'è stato uno scontro duro, devo dire, tra il sindaco e il questore, quando il sindaco ha fatto rilevare che la valenza del campo sportivo aveva una valenza anche, l'importanza del campo sportivo aveva una valenza anche sociale. E questo è rilevabile nel verbale che Sua Eccellenza il Prefetto ha trasmesso al Comune di Barra Franca, dove erroneamente, tra l'altro, quell'intervento è stato addebitato all'assessore, ma era il sindaco che parlava. E quindi per quanto riguarda quella riunione, è andata deserta da parte nostra per una serie di circostanze che non è stato possibile demandare ad altri, in quanto il caposettore competente e io, che eravamo quelli che dovevamo andare a quella riunione, siamo stati impegnati fino a tarda ora in comune per una conferenza per quanto riguarda i lavori del bivio Tardara. L'altro impiegato funzionario che doveva andare in prefettura perché era a conoscenza della problematica, quel giorno era in malattia, quindi non è stato possibile mandare nessuno a fare passerella, ma bensì la nostra presenza doveva essere costruttiva e fattiva nei casi. E per quanto riguarda invece il discorso dell'agibilità del campo sportivo,
alle prescrizioni fatte dai vigili urbani, quindi rispetto all'intervento del sindaco ai vigili del fuoco, scusate, aggiungo qualcosa di prettamente tecnico, dei vigili urbani, dei vigili del fuoco, dove si prevedevano due uscite indipendenti della larghezza di 2,20 m ciascuna per far defluire il pubblico, e quello noi stavamo per risolverlo con il preventivo di cui il sindaco parlava poco fa, si è aggiunta una condizione ancora più restrittiva da parte del signor questore, che ha imposto non solo a noi ma a tutti i campi sportivi una netta divisione con le due uscite per ciascuna comparto tra ospiti e tifosi di casa. Quindi per questo motivo è risultato difficile adeguare il nostro campo sportivo, che speriamo di poter fare qualcosa almeno per quanto riguarda i tifosi locali e di completare il tutto con il progetto che è ancora in corso. Grazie Presidente. Grazie a lei. Prego, aveva chiesto il sindaco, non so se vuole ancora intervenire. Prego collega Patti. Scusando, perché lei è arrivato adesso, l'assessore Pistone, ma io, cioè il motivo è la lentezza della nostra burocrazia e il malfunzionamento degli uffici, perché dobbiamo dire le cose come stanno, cioè non abbiamo la legibilità del campo sportivo, non perché per i 4.000 euro, ma purtroppo perché cioè l'amministrazione non è stata pungente come doveva, perché se io dico che ci voleva il progetto d'incendio da un ufficio all'altro, se l'ho portato io al tecnico dell'unità progetto, non si poteva trovare questo coso. Quindi se funzionano così gli uffici, come si può andare? Io l'ho sbloccato l'inverno. Di questo si tratta, un anno e mezzo fa, e i soldi c'erano. Lei vuole prima. Ha completato questo progetto? Beh, io ho ascoltato sia l'assessore Pistone che i colleghi consiglieri, e anch'io non mi reputo soddisfatto di questa risposta. Perché beh, vede, noi quando abbiamo presentato la mozione a firma del consigliere Patti e altri, era il mese di giugno. E nella risposta che ci è stata data ci è stato detto che servivano 4.100 euro per il piano antincendio, giusto? Cioè per il piano di evacuazione. Io sarò ripetitivo, l'ho detto ieri sera, lo voglio ripetere nuovamente. Se non ricordo male, l'amministrazione ha deliberato per l'estate barrese, una somma pari a 13.000 euro. Bella, giusta, da ossigeno all'economia estiva, ai locali, può essere un modo per far ripartire un pochettino il circuito che è inceppato, però io ricordo che lo scorso anno l'estate barrese è stata fatta a zero, a costo zero. L'assessore Ficarra e altri consiglieri e assessori hanno perso mesi di tempo per realizzare un'estate dignitosa, perché gli uffici gli hanno detto che non c'era nemmeno un euro da spendere per l'estate barrese, e si è fatta con pochi spiccioli. Quest'anno l'impegno di spesa è stato abbastanza cospicuo, l'estate barrese si è fatta, però abbiamo un campo sportivo senza leggibilità e non mettiamo in condizioni la nostra cittadina di avere l'unico o l'unica sede sportiva efficiente al 100%. Questo a me dispiace tantissimo. E poi se c'è una inefficienza circa i nostri uffici, circa la lentezza della burocrazia, abbiamo detto, ribadito, sottoscritto centinaia di volte al sindaco quando eravamo in maggioranza, che esistono i carichi di lavoro, signor sindaco. Se un dipendente sbaglia deve prendersi le proprie conseguenze. Noi non possiamo perdere progetti, finanziamenti perché il dipendente non ha il tempo di fare qualcosa, perché non vuole farlo. Questo non deve assolutamente succedere. Io sono una persona di sinistra, però secondo me bisogna dare anche un'impronta un po' aziendale al nostro comune, perché ormai non siamo più come se c'è la paesana all'acqua canale. Dobbiamo correre dietro
i tempi che gli altri ci impongono, non abbiamo noi il tempo che vogliamo, perché ormai perdiamo finanziamenti per l'agricoltura, per gli impianti sportivi, per le energie rinnovabili, perdiamo finanziamenti a non finire. La Gazzetta ogni venerdì urla di bandi e noi non partecipiamo ad un bando né italiano, né europeo, né regionale. Questo è un grave atto, una grave omissione da parte della politica e, se è il caso, anche da parte della burocrazia. Pertanto io mi ritengo insoddisfatto e spero che questa mozione venga finalmente, sia appunto il documento giusto che impegni effettivamente l'amministrazione comunale. Grazie. Io ho chiuso la discussione, mi chiamo le presenze. Allora, 20:53. Cumia Salvatore assente, Zuccala assente, Corrigno assente, Romonaco presente, la presente, Dio presente, Cumia assente, Petriolo presente, Spataro presente, Ferrigno assente, 55 presente, Ferrigno Angelo assente, 58 presente, Bevilacqua presente, Paraggio assente, Batti presente, Ferrigno assente, Nicolosi assente, Salvaggio assente, Paternò assente. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Possiamo continuare. Gli scrutatori? Gli scrutatori sempre. E Puzzo 58, di Dio e Vetriolo sono presenti. Ok. Allora, chi è favorevole stia seduti, chi è contrario si alzi. Approvata all'unanimità. Ora, cari colleghi, ora dovremmo trattare noi la mozione numero 24, che riguarda praticamente il mancato espletamento alla data del 17 giugno 2014 della gara per l'affidamento di appalto dei lavori relativi alla Fontana Canale, il famoso finanziamento del GAL Rocca di Cerre. Tuttavia, siccome è stata espletata la gara, già è stato sottoscritto il contratto, i lavori stanno per iniziare, io credo che non ci sia più interesse a trattare questa mozione, per cui il primo firmatario è il collega Angelo Ferrigno, che assente, il secondo è il collega Cumia Liborio, che assente, il terzo sono io, propongo di ritiro con la, se tutti siamo d'accordo, questa mozione, che è firmata anche dagli altri. La base della mozione 24 che viene ritirata. Viene ritirata tenuto conto che risulta già superata. Ora dovremmo trattare, colleghi, un attimo di attenzione, dovremmo trattare la mozione numero 25, che riguarda sostanzialmente la questione dell'annullamento della determinazione sindacale con cui era stato nominato il precedente, il comandante della polizia municipale, e la numero 26, che riguarda l'impegno al sindaco e agli assessori a rinunciare all'indennità di carica. Io ritengo che queste mozioni, per il tema che hanno per oggetto, ritengo che debbano essere trattate alla presenza di tutti i consiglieri comunali, per cui io chiedo al consiglio comunale, in quanto io sono primo firmatario, chiedo di accantonarle e trattare la prossima seduta del consiglio comunale, e chiedo al consiglio comunale di prenderne atto. Siamo tutti d'accordo, colleghi? Quindi vengono accantonate la 25 e la 26. Ritiene che vengano trattate al prossimo consiglio comunale. Sono tenuto conto dell'importanza della notizia. Sì. Giusto? Ora abbiamo la mozione numero 29, primo firmatario il collega Patti Giovanni, quella sul verde pubblico, credo, la qualità della vita, eccetera eccetera, quella delle foto, il collega Patti, la quella del 14 luglio 2014, prego. La mozione verde pubblico dell'ambientale, sottoscritto il consigliere comunale, premesso che ai sensi dell'articolo 6 del nostro statuto comunale, il comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della comunità ed assume la tutela e la qualità dello stesso come obiettivo fondamentale della propria politica, e si impegna ad adottare le misure necessarie a conservare, migliorare e difendere l'ambiente, individuando e realizzando un programma ambientale pluriennale che prevede specifici e permanenti capitoli di spesa, per il tratto di una serie di azioni per il miglioramento della qualità della vita nel tessuto urbano mediante la realizzazione di spazi centrali che privilegiano la socialità, la istituzione dei servizi nelle aree degradate, periferiche, l'allestimento di percorsi in natura e aree attrezzate verdi.
che con delibera di giunta municipale numero 59 del 28 giugno 2013, avente per oggetto adottiamo il verde, l'amministrazione ha ritenuto opportuno provvedere all'affidamento della manutenzione e della collocazione delle aree di verde pubblica a soggetti pubblici o privati, considerate che uno degli obiettivi del programma del sindaco è migliorare la qualità della vita. Preso atto che il signor sindaco, dopo aver provveduto alla revoca di tutti gli assessori con determinazione rispettivamente numero 8 del 26/5/2014, ha successivamente nominato i nuovi assessori comunali nella persona dei signori qui presenti, affermando con ciò di voler rilanciare l'attività amministrativa e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Che alla data del 3 giugno 2014 il nome degli assessori è passato circa un mese e mezzo, che siamo a luglio, rilevato che pur avendo cambiato la giunta comunale ad oggi non si sono visti i risultati, anzi la situazione è peggiorata per come dimostrato dalle erbacce e dai rifiuti presenti in tutto il territorio comunale. Che pur avendo a disposizione uno strumento come la delibera di giunta numero 59 del 28 giugno 2013, approvata grazie all'impegno di diversi consiglieri comunali che appoggiavano l'amministrazione Lupo, nessuna azione concreta risulta essere stata intrapresa. Che l'estate è l'utilizzo del Viale Generale Calnate e delle Bacci, in particolare nel muro del campo sportivo, nel Viale della Pace, a partire dalla rotonda di nuova costruzione, è possibile notare che l'erba sovrastante i fiori e gli alberi presenti lungo il viale sono pieni di colloni, tutto non rappresenta di certo un buon biglietto da vista per chi entra nella nostra città. Allora, che gli alberi di fronte al PTA e al Sacrodaletto sono pieni di erba e circondati da sacche di immondizie, che le villette sono in totale stato di abbandono e segnatamente quella di via Toscana è ritornata ad essere abbandonata dopo la bonifica degli operai della forestale trasferita dall'IRPI grazie all'impegno di diversi consiglieri comunali ed amministratori. Che le pendici da Belvedere sono state abbandonate dopo che grazie all'impegno di alcuni consiglieri ed ex amministratori erano state piantate circa 300 piante donate dalla forestale. Che l'estate del centro storico, in particolare quello limitrofo della piazza Regina Margherita e vicino al Palazzo Città, sede del sindaco e dell'amministrazione comunale, come la via Galileo Galilei, sono piene del bacio e di rifiuti. Che la zona del liceo scientifico, frequentata da tanti giovani, è invasa da bottiglie e rifiuti di vario genere. Che in prossimità della casa dell'acqua, in particolare i tetti della vasca comunale, sono piene di erbacce e di animali che in seguito ad un vetro mancante, già denunciato dai residenti, in una delle aperture tornano al rifugio della struttura. Che l'estate sono invase da carte con prevalenza di volantini pubblicitari, soprattutto in prossimità delle geografie. Per quanto sopra, sconfitte i consiglieri comunali, impegna il sindaco, l'assessore al verde pubblico e all'ambiente, ciascuno secondo le rispettive competenze, a porre in essere nel più breve tempo possibile tutti gli atti, i provvedimenti e le necessarie direttive agli uffici competenti al fine di migliorare la qualità della vita, tanto sbandierata dal sindaco e dalla sua giunta, tenendo presente lo strumento rappresentato dalla delibera municipale numero 59 del 28 giugno 2013. Si chiede con la presente sia in seguito della giornata del giorno nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Guarda, io proprio ieri ho visto un articolo sul giornale che la giornata dell'albero quest'anno non si è fatta al Belvedere, ma bensì in un altro sito. È evidente, perché si parlava nella giornata la notte bianca della bonifica del Belvedere. È stato bonificato. Io ho prodotto le foto quando c'erano le bacce, l'ho detto tempo fa, poi siete stati investiti. Il fuoco è stato bonificato. 300 alberi della forestale abbiamo preso, altri 300 sono ancora conservati per essere piantati. Penso che sia caro. Vista l'inerzia dell'amministrazione, è successo che il Belvedere è abbandonato a se stesso, è rimasto soltanto e poi un cimitero. Ora, se questo è migliorare la qualità della vita, lei l'aveva detto, facendo quando ha fatto la determina di nome assessore, ha detto che questa giunta doveva migliorare la qualità della vita. Abbiamo speso euro. Stiamo ritornando, ma non indietro, proprio 30 anni fa. Abbiamo speso 1000 euro per fare. Ma il pubblico non disturbare le razze. Un scavatore. Noi, io non voglio creare polemica, ma noi che soluzione diamo? C'è la delibera numero 59 che adottiamo il verde pubblico. Questa è la delibera messa a disposizione della città e dire chi vuole adottare il verde pubblico, chi vuole una rotonda, chi vuole un'area verde da adottare. Perché non la mettiamo in atto? Ah, un anno e mezzo, e ancora non se ne parla di questa. Del 28 al 30. Eravamo in amministrazione, ma chissà, pure
l'abbiamo creata noi e vogliamo che si, cioè che diventa realtà. Cioè la rotonda di Viale della Pace non serve solo andare a fare le foto per l'inaugurazione, l'erba è alta più della crocifisso. Ma non so, queste sono le cose da fare. L'ingresso della città, qual è la scusa? Non ci sono scuse. E ricordo che con la presenza amministrazione l'assessore si impegnava a fare pulire settimanalmente. Io l'ho detto in tante volte, ci telefono pure tutti i giorni, ancora non so, e l'ho detto, se non la fate lunedì ci armiamo noi e la andiamo a pulire noi. Che non è possibile che l'ingresso della città. Tengo pure io la faccio insieme. No, allora ci vada lei con la giunta. Io al contrario. Voi avete preso l'impegno di. Non è che ogni caso il problema. Le soluzioni sono queste. Non voleva la polemica. La soluzione è la delibera numero 59, adottiamo il verde pubblico. Abbiamo chiesto se c'è qualcuno che vuole adottare il verde pubblico. No. E ci ha messo che per adottare il verde pubblico uno può fare la pubblicità con questo verde è stato adottato da Tizio Caio, dei pensionati. Aiuto a mandarlo qui. Grazie. Grazie a lei. La prossima volta inviteremo il sindaco a firmare le nostre interpellanze e mozioni. Siete d'accordo? Ti chiedo di intervenire un Parlamento. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione. Mettiamo ai voti la mozione, chi è favorevole stia seduto e chi è contrario si alzi. Approvata all'unanimità. 27 interrogazioni, abbiamo già esaurito il tempo per le interrogazioni. Mozione numero 30 del 24 luglio 2014, prima firmataria sempre Patti Giovanni, Villa Comunale, valorizzazione della Villa Comunale, collega Patti. Vabbè, faccia il riassessore, impegniamo l'amministrazione, visto le delibere che ci sono state per gli impegni di spesa, che ricordo sono 16.000 euro di impegni di storno di spesa per il percorso di giochi. Io penso che sono rimaste alcune decisioni e abbiamo impegnato l'amministrazione e impegniamo il sindaco, l'assessore alle infrastrutture, ciascuno secondo le rispettive competenze, a porre in essere nel più breve tempo possibile tutti gli altri provvedimenti necessari. Chiedevamo di fare una zona stretching nella villa e poi avevo chiesto, vedi caso, mi trovavo io a correre, l'assessore Pistola è venuto per un suo problema e io correvo. Ho detto guarda, ho avuto un problema ieri, che c'era uno con il cane. Con il cane. Ho detto guarda, qua dico, devo correre io. Dove è messo? Dove è scritto che devi correre? Io sto facendo passeggiare il cane. E no, è rimasto, dice, ora ci provvedemo subito, sto parlando del mese di giugno, farò mettere le insegne con il percorso direzionale e quindi potrebbe essere una zona di guida alla pista di gioco. Ci sono andato la scegliere a correre. Sempre la stessa cosa, non è cambiato niente. Sempre quello con i cani, quello con le biciclette, qualcuno con il motorino. Quindi se è una pista di gioco, dobbiamo fare capire che è una pista di gioco. Ce l'abbiamo realizzata, abbiamo fatto due interrogazioni per delega, interrogazione e mozione. Ci siamo riusciti e poi l'abbandoniamo. Non la completiamo. Avevo detto che c'era la pista, è venuta bene, io anzi per questo devo ringraziare i lavoratori del servizio, gli operai del comune e quanti sono impegnati, è venuta bene. Purtroppo per queste piccole cose che si possono fare, perché non fanno? Cioè non è una polemica, è una soluzione per migliorare sempre la famosa qualità della vita. Questo, ora, c'è una zona dove si può fare anche un campo di beach volley, quella zona che è illuminata, oppure qualcuno chiedeva, dice ma come mai non si mette qualche lampada per illuminare la zona dove si va a correre? Non penso che ci siano grosse spese da fare, anche perché ricordo che devono rimanere qualcosa da questi preventivi. Grazie. Chiede di intervenire sull'argomento.
Se nessuno chiede di intervenire, intanto invito i colleghi a collega Petriola, prego. No, io credo che l'amministrazione annuisce tutto quello che stiamo dicendo stasera, vorrà dire che abbiamo centrato il punto su tantissimi argomenti. Mi fa specie questa sera vedere all'ordine del giorno solo mozioni presentate da questa parte del Consiglio Comunale, e l'altra parte, oltre ad essere assente, non produce un atto politico, quando ancora la giunta era formata dall'ex, no, sono tutte datate con la nuova giunta. Quindi il che mi fa riflettere. Detto questo, entro nel merito della mozione. Secondo me questo impianto, questa pista di jogging che è stata realizzata va incrementata ed implementata. A parte, vabbè, il costo che è stato, non dico esorbitante, però si pensava che col primo impegno di spesa si riuscisse a realizzarlo. Poi magari capisco che il misto in una parte se ne andava 15 cm, in un'altra 20, i calcoli non sono stati fatti bene. È stato fatto un successivo impegno di spesa, però aver speso circa 16.000 euro e non completare con altre opere minime questa pista di jogging, io ho avuto il modo di correre qualche giorno, ho incontrato il mio consigliere, che non sono un corridore, però per curiosare sono andato a farmi una corsetta anche io, ho incontrato al mattino presto il consigliere Patti, ho visto che effettivamente è venuta carina, degna delle città più grandi delle nostre. Però completare con una piccola struttura per fare lo stretching, oppure mettere dell'illuminazione piuttosto che allestire un campo di beach volley o beach soccer, anche laddove ci sono gli spazi adibiti per le bocciofile, per giocare alle bocce, si possono anche convertire senza nessun tipo di problema. Tra l'altro, queste cose sono state non dette perché il consigliere Patti o quelli che hanno sottoscritto la mozione vogliono fare prosopopea o lezione, sono state richieste da molti cittadini e da molti utenti della pista, stesso. E allora, se era il progetto originario, signor sindaco, la prego, almeno prendiamoci degli obiettivi, 3, 2, minzu, ma portiamolo a termine completo. 1, non dico io che dobbiamo diventare la Parigi del meridione. Quanto costano le quantomeno essere un minimo la recettazione della pista di gioco ambientato passeggiare un minimo serio rispetto a quello che iniziamo, almeno cerchiamo di completarlo. Io spero che l'amministrazione, ancora una volta, visto il silenzio, penso che è sicuramente d'accordo, cerchi di completare o comunque di prendere a cuore questa situazione. Grazie. Grazie a lei, Valentino. Qualcun altro chiede di intervenire? Prego, assessore Tambè. Ecco, sì. Io vi devo complimentare tantissimo, Presidente, grazie della parola, e devo complimentare tantissimo con il Consiglio Comunale e con i consiglieri per la grande attenzione che hanno verso il territorio e che condividono con noi amministratori. È chiaro che quel progetto va completato e lo completeremo. Penso e spero, e sicuramente sarà così, che oltre all'attenzione a completare quel progetto ci sia anche l'attenzione non solo di noi amministratori ma anche dei consiglieri comunali, del consiglio comunale tutto, nel cercare di rieducare anche quanti purtroppo non sono attenti, non saranno manco attenti poi quando metteremo i cartelli, a non transitare sulla pista da jogging con bici, con motorini, facendo passeggeri cani in quella pista, perché penso che di queste cose la colpa non sia dell'amministrazione ma purtroppo di un andazzo terribile che ha la nostra comunità.
che dovremmo certamente, abituare a sviluppare un senso civico sicuramente maggiore. Questo sarà un impegno di tutta l'amministrazione, è chiaro che in questo coinvolgeremo anche le scuole, coinvolgeremo tutti gli enti, le associazioni che comunque hanno un compito educativo, che sono agenzie educative e formative sul territorio, e sicuramente in questo troveremo la concordia e l'aiuto e il sostegno da parte del Consiglio Comunale. Tutto, grazie. Grazie a lei. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione. Mettiamo ai voti la mozione, chi è favorevole sia seduto, chi è contrario si alzi. Approvata all'unanimità. A questo punto rimangono le interrogazioni 32, 32, 33 che non possono essere trattate in quanto già abbiamo esaurito l'ora a disposizione e dovremmo passare al punto successivo. Quella della mezza è attualissima, purtroppo. Bisogna rispettare le regole. Me ne guarderei bene, ma posso anche rispondere, possiamo anche trattare. Allora, una volta. Noi dovremmo passare, il punto successivo riguarda il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, le cosiddette IUC. Il problema è che possiamo discuterne e parlare, ma ovviamente non potrà essere approvata tenuto conto che è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 11 consiglieri presenti e votanti a favore. Per cui io inviterei i colleghi, prego collega Petriolo. Come dicevo ieri sera, diceva anche il consigliere Puzzo, ci sono degli argomenti importanti, oltre alle mozioni ci sono tantissimi regolamenti e debiti fuori bilancio che devono essere trattati alla presenza di almeno 11 consiglieri per essere quantomeno approvati. Io proporrei al Consiglio Comunale di rinviarlo a data da destinarsi, considerato che questa sera sarebbe inutile e sterile andare avanti, visto e considerato che non potremmo praticamente decidere o deliberare più nulla. Per farti dipendere dalla nostra volontà. Ci mancherebbe. Io mi presento, ovviamente. Sono andato, prego. Se mi posso permettere, Presidente, siccome sentivo la proposta della data da destinarsi come rinvio del Consiglio, vorrei semplicemente sottolineare, sono perfettamente consapevole che non rientra per nulla nelle mie prerogative, però mi preme per il ruolo che ho all'interno dell'amministrazione e quindi a servizio della comunità, far presente l'importanza che può avere il votare il regolamento IUC entro il 30 novembre, quindi se fosse possibile un rinvio sicuramente molto più breve rispetto a una data da destinarsi sarebbe plausibile. Grazie. Grazie a lei. Il problema è assolutamente non è tanto questi i consiglieri comunali presenti che non vogliono farla, il problema è che un rinvio anche prima del 30 settembre sarebbe tempo perso e soldi sprecati, perché già qualcuno ha dichiarato che non parteciperà a questa seduta del Consiglio Comunale, per cui sarebbe ulteriormente dannoso per il nostro ente. Comunque, se qualcuno dei colleghi, ma non perché ci sia credo qualche particolare scadenza, non credo proprio il 30, giusto vice sindaco? Sarebbe l'idea la prova del 30 novembre, se ma non è per ancora. Non c'è nulla. No, i termini originali sono scaduti, quindi giorni più. Vabbè, collega Berriero, lei persiste nella proposta di rinvio da destinarsi. Io ringrazio il vice sindaco, capisco le difficoltà, però purtroppo rischieremmo di rinviare il Consiglio Comunale nuovamente a domani o dopodomani e di trovarci nuovamente in queste condizioni, considerato l'andazzo degli altri consiglieri che non sono presentati da due sere. Quindi io andrei avanti con la proposta fatta, la pregherei di metterla in voto. Sì, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione su questo. Proposta per cui mettiamo i voti, chi è favorevole stia seduto e chi è contrario si alzi. Approvata all'unanimità, per cui la seduta è sciolta.